Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui parleremo oggi è un caso che avevo già trattato in passato, tuttavia vorrei parlarne nuovamente visto che adesso sono riuscito a reperire delle informazioni in più grazie a Claudia di Rome Tokyo One Way e anche ad alcune fonti in inglese e anche in giapponese che sono riuscito a reperire su internet. Prima di iniziare con questo caso vorrei chiedervi, se vi piacciono i miei contenuti, di lasciare un mi piace e iscrivervi a questo canale. Ma adesso iniziamo con questa storia. Nel 1977, dal 4 gennaio fino a metà febbraio, a Osaka, che è proprio la città in cui mi trovo in questo momento, e anche a Tokyo, vi sono stati alcuni omicidi che sono stati effettuati con della Coca-Cola, nella quale era stato inserito del cianuro di sodio. Solitamente le vittime trovavano queste bottiglie o vicino a un negozio o in una cabina telefonica. Probabilmente chi ha scelto di bere da queste bottiglie avrà pensato che magari chi l'aveva comprata se l'era dimenticata, ma quella scelta costerà loro la propria vita. Di questo caso non si è mai scoperto il colpevole, o se ne è stato più di uno, i colpevoli. E da quel momento in poi l'azienda, appunto, che produce la Coca-Cola ha scelto di mettere al posto delle bottiglie di Coca-Cola delle lattine, mentre nelle bottiglie è stato inserito un po' come protezione. Avete presente quell'anello di plastica che si vede quando aprite una bottiglia? Insomma, quando aprite una bottiglia per la prima volta vi è bisogno di un po' di forza per riuscire a rompere quei gancetti che tengono appunto il tappo di quella bottiglia, e questa sembra sia stata proprio una misura di sicurezza presa proprio per gli avvenimenti che sono successi in quegli anni, almeno per quanto riguarda il Giappone. E ragazzi, io vi chiedo di fare particolarmente attenzione e spero che questo video possa diffondere anche della consapevolezza. Se vedete delle bottiglie che sono state in qualche modo manomesse o precedentemente aperte, state molto attenti e pensateci due volte prima di berle. Ma il caso di cui tratteremo oggi è quello dei distributori di bibite. Un caso che si è sviluppato ed è avvenuto dal 30 aprile 1985 fino al 17 di novembre dello stesso anno. In questo lasso di tempo pensate che ci sono stati ben 34 casi di bibite che sono state avvelenate col paraquat. Questa sostanza è un diserbante, un erbicida. Su questi 34 casi, purtroppo, 12 persone hanno perso la vita. Come potete immaginare, vi era già stato un precedente, appunto, quell'avvenimento successo con la Coca-Cola nel 77. Tuttavia, forse dal momento perché era successo in una città grande come quella di Osaka, non si è particolarmente parlato, non ha fatto chissà che rumore questa notizia. Inoltre, senza considerare che in quegli anni non vi erano delle telecamere di sicurezza e quindi, dal momento che non è mai stato neanche trovato chi fosse il colpevole o i colpevoli, tutti quei casi sono rimasti irrisolti e non si è più parlato di quel caso. Ma spostandoci adesso a questo caso, quello appunto avvenuto nell'85, è appunto si è utilizzato questo paraquat, che è questa sostanza erbicida che all'epoca veniva venduta in forma liquida e aveva una concentrazione di ben 24%. Era una sostanza ampiamente utilizzata nell'agricoltura e quindi poteva essere comprata senza troppi problemi, era molto facile, appunto, recandosi nei negozi specializzati, riuscire ad acquistarlo. Bastava appunto munirsi di un Inkan, che sarebbe quel timbro che si usa al posto della firma in Giappone, avere 18 anni e si poteva comprare tranquillamente senza troppi problemi. Ora come ora il Giappone, anche alla luce di questi fatti, vende questa sostanza ma con una concentrazione massima del 5%. Tuttavia, da uno studio fatto è emerso che tra il 2007 e il 2011, su 28 persone che hanno tentato il suicidio utilizzando questa sostanza, ben 22 ci hanno perso la vita. E la dose letale è di 15 cc.
In questo caso dell'85 vi sono state 12 vittime accertate. Le bevande che sono state contaminate sono state 6 bottigliette di Oronamin C, che sono questa specie di bevanda energetica che assomiglia un po' all'aranciata e sono ricche di vitamina C, 2 bottiglie di Coca-Cola, 2 bottiglie di Ria Ricodo, che sono anche questi dei drink energetici, mentre per quanto riguarda le ultime due lattine non si sa che cosa fossero. La maggior parte di queste persone è stata contaminata con questo paraquat, mentre una di queste è stata contaminata con il liquor, che è un altro tipo di erbicida. Molti di voi magari si staranno chiedendo: ma com'è possibile che tutta questa gente si prendeva queste lattine e le beveva? Come abbiamo visto nel caso precedente del 77, magari venivano trovate appunto nelle cabine telefoniche o magari vicino ai negozi, e lo sfortunato che decideva di berle magari avrà pensato che la persona che l'aveva acquistata appunto se l'era dimenticata. Mentre in questo caso le lattine venivano solitamente appoggiate o sopra il distributore o ancora più frequentemente nello slot sotto. Avete presente quando acquistate una bevanda dal distributore, quando mettete i soldi questa cade e nello sportellino sotto con la mano uno spinge e può prelevare questa lattina. E quindi praticamente chi comprava qualcosa magari spesso si trovava all'interno di questo slot due bottigliette, e qua c'erano due ipotesi che magari il possibile acquirente poteva fare. Magari, non lo so, una persona che precedentemente aveva comprato qualcosa da questa distributore magari si era scordato di prelevare la bevanda, o magari premendo il bottone sono uscite due lattine, magari la macchina era manomessa o funzionava in malo modo. Tra l'altro, poi questa è una notizia che non è confermata, però sono riuscito a trovare anche che c'era una campagna proprio in quegli anni proprio per spingere questo nuovo energy drink, appunto quello che vi dicevo all'inizio, ricco di vitamina C, che sostanzialmente tu, se prendevi una qualsiasi bevanda, in omaggio te ne usciva un'altra, appunto per promuovere questa nuova bevanda. So che può sembrare una cosa un po' strana, ma in realtà ci sono anche, avete presente le bottiglie di yakult, che forse voi non sapete che cos'è, ma mi sembra di averle viste anche in Italia in realtà, che questa bevanda tipo con il bifidus che fa bene per la digestione, lo danno un po' a tutti i bambini. Ecco, quelle di solito costano 80 yen ai distributori e praticamente c'è scritto Nippon, e quindi vuol dire che vi escono due bottiglie con 80 yen. Pure ora esistono comunque dei distributori che magari vi danno due bevande premendo lo stesso bottone, quindi diciamo che è una cosa strana, sì e no, capite? Quindi anche chi magari ha scelto di purtroppo bere da entrambe queste lattine che ha preso, può anche essere che magari ha fatto questa ipotesi e è arrivato a questa conclusione che purtroppo gli è stata fatale. Tra l'altro, una delle cose tristi è che questa bevanda, appunto con la vitamina C, è anche una bevanda che spesso le persone anche di una certa età se la prendono, perché appunto fa bene alla salute, almeno se aveva questa immagine appunto molto pulita, che più la bevi più ti fa bene. Quindi magari anche queste persone un po' sfortunate di una certa età hanno premuto questo pulsante e magari hanno proprio preso quella bevanda, visto che ce n'erano due, avranno pensato che fortuna. E invece poi, parlando adesso delle vittime, come vi dicevo, quelle accertate sono state 12. La prima è stata ritrovata il 30 aprile a Hiroshima, un uomo di 45 anni. A settembre, l'11 a Osaka, un uomo di 52. Il 12 settembre, nella prefettura di Mie, un universitario di 22 anni. Il 19 settembre, un uomo di 30 anni. Il 20 di settembre a Miyazaki, un uomo di 45 anni. Il 23 di settembre a Osaka, un uomo di 50 anni. Questo, tra l'altro, pensate che ha sofferto tantissimo e è venuto a mancare il 7 di ottobre, quindi per tutti questi giorni è stato malissimo finché poi ci ha perso la vita. Il 5 di ottobre poi a Saitama, un uomo di 44 anni. Il 15 ottobre poi un uomo a Nara di 69. Il 21 di ottobre a Miyagi, un uomo di 55 anni. Il 28 di ottobre a Osaka, un altro uomo di 50. E infine il 7 e il 17 di novembre a Saitama, un uomo di 42 e una studentessa liceale di 17 anni. Alla luce di tutti questi fatti, i distributori di queste bevande hanno iniziato a mettere in caratteri cubitali di stare attenti alla possibilità appunto di trovarne due, perché potrebbe essere estremamente pericoloso. E a seguito di tutti questi incidenti, la ditta proprio che produceva l'Oramin C ha cambiato proprio la chiusura delle bottiglie, e al posto del tappo che si avvita con questo anello di sicurezza hanno un tappo che
vagamente può ricordare quello delle bottiglie di birra, e ha un anello in plastica tipo linguetta dove uno mette il dito e tira per riuscire proprio a stappare questa bottiglia. Quindi non hai bisogno dell'apribottiglie per poterla aprire, però se qualcuno volesse manometterla non sarebbe più in grado di richiuderla. Vi è anche una persona appunto a Kyoto che è morta in circostanze simili, tuttavia non viene conteggiata nelle vittime perché molti pensano si tratti in realtà di un suicidio, e quindi quella persona si sospetta che abbia intenzionalmente bevuto questo paraquat, e là si trattava di un uomo di 48 anni. Ci sono stati tra l'altro anche dei copycat che sono avvenuti tutti a Tokyo. Fortunatamente però nessuno ci ha rimesso la pelle. Si tratta di tre incidenti che sono avvenuti a settembre, il primo il 17 a Minato-ku, dove l'impiegata di una galleria d'arte di 34 anni, avendo, diciamo, estratto soldi dalla galleria e avendo paura che potesse essere scoperta, aveva progettato, pensate, di servire del caffè con dell'acido cianidrico al proprietario e al manager di quella galleria. Fortunatamente quel piano è stato scoperto e quindi è stata arrestata. Il 25, invece, a Setagaya-ku, una ragazza universitaria ha preso qualcosa da bere da uno di questi distributori, ha sentito tuttavia un sapore strano e quindi è andata subito dalla polizia. È venuto poi fuori dalle analisi che quella bibita conteneva del borifosforo di calcio. Anche in quel caso non si è mai trovato il colpevole. Il 27 a Kita-ku, sempre da un distributore automatico, una donna di 44 anni, anche lei assaggiando una di queste bibite, ha sentito un sapore strano e quindi ha scelto di rivolgersi alla polizia. E anche in questo caso hanno trovato del borifosforo di calcio. Ancora una volta, tuttavia, però non sono riusciti a trovare il responsabile. Ad ogni modo, in tutti questi tre casi non ci sono stati fortunatamente delle vittime. Vi sono stati anche dei casi che hanno voluto far credere che si trattavano di casi collegati a tutti questi avvenuti in queste varie parti del Giappone, perché sono avvenuti comunque in prefetture molto distanti tra loro, in un lasso di tempo molto limitato, quindi si poteva pensare che si trattasse di un gruppo di persone magari collegate. Per esempio, c'era stato uno studente delle medie a Osaka che da una macchinetta distributrice ha preso una bibita, ha detto che aveva un sapore strano, è andato quindi dalla polizia ed è stato portato in ospedale. Nel mentre però si è scoperto che era stato proprio lui a mettere dell'insetticida dentro quella bevanda, e il suo piano era quello di far credere che appunto fosse stato avvelenato da questo serial killer, e che così poi sarebbe riuscito ad avere la compassione dei suoi compagni di classe, che poi sarebbero andati a trovarlo in ospedale. Successivamente, il 30 di settembre a Fukui, sempre da questa macchinetta distributrice, un uomo di 22 anni, anche lui ha detto che aveva un sapore strano, tuttavia anche in questo caso si era scoperto che questa persona aveva messo volontariamente da solo dell'insetticida dentro quella bevanda. Mi chiedo davvero cosa porta queste persone a scegliere di avvelenarsi il proprio drink, non tanto per suicidarsi, che vabbè, quello potrei capirlo in certi qual modo, però mettere dell'insetticida per farvi passare come delle vittime, anche perché voi rendetevi conto che creare appunto queste false notizie, queste fake news, alla fine portano anche fuori strada delle possibili indagini della polizia, e quindi sono di intralcio e rendono più difficile trovare i veri colpevoli. Forse è stato anche alla luce di tutti questi altri casi che magari i killer sono riusciti a, diciamo, non farsi scoprire, chissà. Sicuramente però questo non ha aiutato in alcun modo. Questa persona, in ogni caso, di 22 anni, visto che non era un bambino delle medie, è stato poi arrestato. L'11 di dicembre, che è proprio questo l'ultimo caso, è avvenuto a Gunma, dove uno studente delle medie, dopo aver bevuto un drink preso da una di queste macchinette, è svenuto perché appunto vi era del paraquat all'interno. Successivamente si è scoperto proprio che c'era questo paraquat all'interno di questa bevanda, tuttavia si è poi scoperto che era stato proprio questa persona a metterlo all'interno della bevanda, perché appunto aveva cercato di togliersi la vita. Aveva in qualche modo cercato di mascherare questo suo suicidio facendosi passare come una vittima di questo serial killer, o questi serial killer o banda di serial killer, perché appunto non si era mai capito se fosse appunto un'organizzazione criminale, una setta o l'azione di un singolo, come nel caso appunto della Coca-Cola. Anche lì non si è riuscito a scoprirne di più. E ragazzi, questo era il caso di oggi. Sono davvero curioso di sapere la vostra opinione e che cosa ne pensate di questo caso veramente assurdo e triste.
Io spero di vedervi nel mio prossimo video e se vi è piaciuto questo, per favore lasciate un mi piace e un commento qui sotto. Io vi saluto e alla prossima. Ciao.